Buon sabato, ragazzi, buon fine settimana, quindi ben trovati al nostro appuntamento del sabato. Allora, a distanza di una settimana dallo scrub profondo naso, vedete che si sono formate comunque delle crosticine che durante la settimana poi sono via via andate via. Ho trattato la zona con acqua ossigenata e pulendo spesso il naso. Questo rinnovo della pelle che può essere fatto sul naso perché non è perché sì, è una zona delicata, però diciamo che se tenuta sotto controllo con antisettici e cose varie, non va a ledere le parti più delicate, che ne so, sotto gli occhi o che comunque non necessitano di un rinnovo cutaneo. Il naso, invece, essendo un organo di carico e scarico dell'aria, è un deposito, no, di batteri, e comunque la pelle è sempre piuttosto brutta, oleosa, grassa, piena di punti neri, eccetera, eccetera. Ogni tanto ci vuole un intervento scrub per andare a pulire a fondo la zona. Naturalmente poi va trattata questa zona, perché non è sempre facile. Come argomento, anche perché se lo facciamo a casa è un conto, quando poi si tratta di mettere in video l'evidenza è un altro, no? Perché comunque è l'evolversi di una situazione, si dà comunque l'esempio a qualcuno su cose che non si dovrebbero fare, perché in ogni caso si sono formate poi delle croste, non è una cosa bellissima da vedere, neanche da fare, insomma. Trattate sempre con acqua ossigenata se vedete zone rosse dove vi siete feriti accidentalmente o comunque avete voluto con un'azione più forte. Allora, partiamo da zero con questa skin care. Adesso sto riscaldando l'acqua con questa skin care. Sto facendo il video alle 7:48 della mattina, che è un orario giusto per fare la skincare, appunto perché parte poi la giornata, no? Allora, volevo utilizzare il detergente viso, partire da zero con una bella skincare. Come appena alzati dal letto, io sono già in piedi da un'oretta, anche e mezza volendo. E quindi mi dedico a fare i video prima di iniziare a lavorare. Un'oretta ci sta. Allora, risciacquo del viso abbondante, risciacquo del viso detergente, se lo aprissi. Detergente viso. Questa è una skin care, una pulizia, una cura della pelle che andrebbe fatta in sostituzione di quella sotto la doccia blanda. Utilizzando il detergente viso, andando anche nelle sopracciglia. Ok. Una bella pulizia. Di fianco agli occhi. E si può risciacquare.
Ok. Bene. Risciacquo. Ultimato. Vedete che il viso già ha un'altra aria, no? Che non ho utilizzato il sapone, ma il detergente viso. Questo è il Garnier. Ne ho già fatti fuori qualche flaccone. Allora, mi prendo cura del naso adesso. Acqua ossigenata. E vado a detergere, a pulire la zona, a trattare più che altro la zona con le croste che mi sono creato io dallo scrub, con lo scrub. Bene. Vedete che la pelle che ancora cade, quella è la pelle vecchia che si sta rinnovando naturalmente. E poi qua sopra c'è la pelle già nuova, che è ancora rossastra perché è ovviamente stato un intervento piuttosto violento. Quindi è questo a tutti gli effetti un intervento plastico poi alla fine perché comunque va a rinnovare la zona. Però mi raccomando, attenzione perché non è un'operazione che va fatta a cuor leggero, perché in ogni caso andando in giro gli agenti atmosferici, lo smog, i batteri. Comunque la zona va trattata, io l'ho trattata per una settimana intera, non ho lasciato a sé il naso, agli agenti atmosferici e ai batteri. Comunque va trattata, va sistemata la zona, va messa una sostanza antisettica. Acido ialuronico, anzi. Vorrei questo con il retinolo per andare ad alimentare la pelle del viso con questo Poppy Austin, acido ialuronico, retinolo e vado. Zone periferiche. Se lo voglio mettere sul naso, me lo metto sul dito, visto che ci sono delle ferite, meglio non sporcare il non contaminare il beccuccio del prodotto. Ok. Quindi naso trattato. Mi pulisco mi lavo le mani, le dita. E vado nella zona occhi. E fronte. Se non è sufficiente, ne prendo ancora un poco. Anche di fianco all'occhio, perché questa è una zona dove le rughe abbondano e il retinolo si può usare perché comunque è una stagione fresca dove il sole è oscurato, perché il retinolo con il sole fa venire delle macchie scure, marroni, quindi è bene utilizzarlo in assenza di sole o comunque poco sole.
Vedete che zona ben trattata, lucente, viso pulito e nutrito. Il naso è stato disinfettato, quindi per queste croste ci vorrà ancora una settimana per poi la totale assenza e la pelle del naso viene rinnovata. Allora, per quanto riguarda il grasso cutaneo sul naso, non ci sono dei prodotti specifici, perché a quanto ho visto io, che non sono dermatologo, quindi non posso sicuramente consigliare, ma posso basare la mia esperienza, quindi su quanto ho visto, non è che trattando per esempio la zona con l'alcol vado a seccare, vado a togliere l'unto dal naso, poi non si ricrei. È un problema che si risolve temporaneamente, nel giro di un'ora si riformerebbe di nuovo il grasso. Quel grasso, comunque quel sebo che viene alimentato dalla pelle, fa parte del metabolismo, è una zona di scarico, è una zona dove è un condotto di libero scarico di prodotti dove che il corpo si libera. Quindi che cosa si può fare? Va ricercato un po' nell'alimentazione, in genere il sebo che si forma non è l'eccesso di grasso, ma ho visto che in sostanza è l'eccesso di zuccheri. Semmai che va a formare questi depositi. Quindi che cosa succede? Il bombolone che eventualmente vi mangiate la mattina, evitatelo, mangiatevi un panino fatto con la crusca e la marmellata fatta in casa, per dire, no? Per dire. Che non è che ha meno zuccheri la marmellata, ma per quanto riguarda la differenza tra un panino di integrale con la marmellata e un bombolone alla crema, ce ne passa di differenza. Quindi, fatto questo, vedete che la pelle è molto più lucida, molto più lucente, più che lucida, rinnovata, naso in rifacimento, dove vi sconsiglio nuovamente di intervenire come ho fatto io, così in modo cruento sul naso, ma essendo un po' più blandi, perché comunque i miei sono dei test che poi faccio in video, ma che comunque vedete, se vedete gli effetti, siate più blandi di me, perché io ho la mano pesante, quindi. Però quantomeno se avete occasione di croste, utilizzate l'acqua ossigenata come ho fatto io, in modo da andare a pulire, a trattare la zona, non pulire, trattare, disinfettare la zona. Spero questo video vi possa essere utile per trattare e curare la vostra pelle al meglio. Io vi saluto, noi ci vediamo domani per la confrinatura, vi auguro buon sabato sera, un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del Neofita, statevi bene.